Benvenuto nel mio canale di cucina, le ricette di Gianni. Oggi prepareremo un'insalata di seppie e verdure. Passiamo alla preparazione. Prendiamo una pentola con abbondante acqua e immergiamo le carote che abbiamo pulito e tagliato precedentemente. Quando l'acqua comincerà a bollire, aggiungiamo anche i piselli e li lasciamo cuocere tutto per 3 minuti. Dopodiché scoliamo e lasciamo raffreddare. Nel frattempo, in una padella, versiamo un giro d'olio. Aspettiamo che si scalda e aggiungiamo la scorza di mezzo limone. Uniamo le seppioline, aggiustiamo di sale e lasciamo cuocere a fuoco dolce per 5 minuti. Dopodiché le togliamo dal fuoco, le scoliamo dal sughetto che si sarà formato e le lasciamo raffreddare. Continuiamo la preparazione. Partiamo dalle nostre seppioline e aggiungiamo le carote e i piselli che abbiamo scottato precedentemente. Aggiungiamo un cipollotto tagliato grossolanamente, il gambo di un sedano tagliato a pezzettini, vi garantisco che mangerete un'insalata fresca e gustosa, ma decisamente leggera. La seppia è una pietanza fresca e sfiziosa che con il suo gusto delicato e avvolgente si abbina benissimo con gli ingredienti che andremo ad aggiungere. Proseguiamo nell'aggiungere i funghetti tagliati a metà . Dopodiché aggiungiamo le olive tagliate a rondelle. Aggiungiamo il mais, aggiustiamo con un pizzico di sale e un pizzico di pepe, il succo di mezzo limone spremuto, aggiungiamo un filo d'olio, mescoliamo il tutto . Dopodiché aggiungiamo del prezzemolo minuzzato a coltello. Mescoliamo di nuovo il tutto e copriamo con la pellicola e mettiamo in frigorifero per una trentina di minuti, in modo che tutti questi ingredienti rilasceranno i loro profumi e i loro sapori. Se ti è piaciuta questa video ricetta, lasciami un commento e ovviamente un mi piace qua sotto. Iscriviti al mio canale di cucina se non l'hai ancora fatto e visita il mio sito cliccando il link nella descrizione. Al prossimo video. Ciao ciao da Gianni.